Allora, vi presento il presidente dell'Associazione Pasticceri Napoletani. Ci vuoi spiegare un po' che cosa state producendo in questo momento? Al di là del produrre, dopo vi faccio vedere un po' tutto quello che stiamo facendo, però la cosa importante deve dire che noi stiamo qui a Milano perché crediamo in questo gemellaggio con la FIP, crediamo perché siamo persone umili, persone lavoratori e persone che abbiamo sposato questo progetto perché dobbiamo unire queste forze dell'Associazione Pasticceri Napoletani insieme alla federazione della FIP. Bene, adesso ci fai vedere un po' ci spiego un po' sulla sfogliata napoletana, un po' di storia, un po' di come funziona, una breve come presentazione della sfogliata. Se ti vuoi avvicinare, i colleghi stanno facendo la sfogliatelle. Stanno facendo la sfogliatella, Riccio, vedi, si allarga il tappo. Questo è il tappo, oramai già è finito in effetti, ma qua alla base c'è un grosso lavoro. Si va a impastare un impasto con farina, acqua e sale. Si va in un impasto scomposto, poi si va a raffinare, dopo si va a laminare e poi si va ad avvolgere molto sottile mettendoci dello strutto come sì. Come vedi, poi è stato avvolto, insomma, che si mette dello strutto per far sì che non si attacca questa sfogliatella. Il collega, nostro socio, sta riempendo con un ripieno che si composta con semola, ricotta, zucchero, uova e canditi. Ok, Sirica, adesso altri colleghi dell'Associazione Pasticceri Napoletane, ho visto che stanno preparando i babà. Mi vuoi presentare un po', mi dai una breve descrizione sul babà e un po' di storia? Vieni. Allora presentiamo il babà, il dolce tipico napoletano, che il nostro amico, collega, nonché tesoriere dell'Associazione Pasticceri Napoletana si sta cingendo per far cuocere questi babà. Ci vuoi descrivere qualcosa? Sì, questo in effetti noi abbiamo impastato la babà nel momento in cui l'impasto era abbastanza elastico e asciutto, è stato spezzato ed è stato messo, diciamo, all'interno delle forme. La quantità dell'impasto deve raggiungere un terzo della stampa, dopodiché deve lievitare fino alla fuoriuscita dello stampo. Quindi questa placca qua già può andare nel forno e le stiamo appunto dividendo in modo da dividere i tre gradi di grottura. Siamo quasi pronti, una decina di minuti e usciranno dal forno. Allora, Presidente, sto vedendo che le sfogliate stanno in forno. Ci vuoi? Solo un attimo, volevo presentare il vicepresidente Antonio Castaldo, che fa parte del nostro team, nonché colonna portante dell'Associazione Napoletana. Poi andiamo a vedere la sfogliatella. Dicevo con il babà, si sa che non è un dolce inventato a Napoli, è un dolce inventato in Polonia, però Napoli l'ha cresciuto e quindi è il nostro figlio. È il figlio dei napoletani. Un buon babà bisogna essere ben morbido, un buon babà si riconosce dalla forma di fungo, altrimenti andiamo a un babà francese come il Savarin. Quindi noi ci teniamo tantissimo a portare in alto questo babà, non la sfogliatella, poi ne parleremo dopo. Grazie. Voglio presentare altri colleghi dell'Associazione Pasticceri Napoletani, Ugo Mignoni e i due fratelli Capparelli, che sono quelli là che anni indietro hanno difeso proprio la pasticceria nei concorsi nazionali e internazionali, di cui abbiamo fatto squadra sempre tutte e quattro, difendendoci sempre sul podio di avere grandi risultati. Ugo, raccontaci un po' del pezzo artistico che stai realizzando. Siamo qua, saluti a tutti. Siamo lietamente felici di rappresentare questo gruppo. Dalla Campania siamo venuti in molti e stiamo improvvisando così, aspettando il tempo che dobbiamo infornare le pastiere. Stiamo realizzando questa piccola pièce in cioccolata fatta tutto a mano con degli stampi, degli stampi che abbiamo trovato sul posto. È tutto un'improvvisazione. Questo pezzo si chiama Un buco nell'acqua. Presento Sasà Capparelli, anche lui campione italiano di cioccolatteria. Sasà, dici qualcosa ai nostri amici? Che posso dire? Sono contento e sono onorato di fare parte di questa associazione.
In questo caso vi passo la parola a mio fratello, grazie. Adesso vi presento Raffaele Capparelli, che lui deve fare una produzione di pastiera napoletana. Ci vuoi descrivere un po' gli ingredienti che poi dopo andrai a preparare? Sì, allora la pastiera è composta con grano, ricotta di prima qualità, uova e tutti gli aromi naturali. E la pastiera è un dolce comunque che a noi ci porta molto prestigio e ci onora in tutti i posti dell'Italia che andiamo, e ringrazio a quello che l'ha inventato. Abbiamo messo la sfogliata dentro al forno e abbiamo dato 25 minuti di cottura a 200 gradi. Adesso aspettiamo che finisca di cuocere e poi è pronta per la degustazione.